Aristide Ganucci, che darà voce, io gli ho chiesto a qualcosa di napoletano. No, e gli passo. Siamo. No, ha scelto, ha fatto una bella scelta. Mi obbligano il ritorno alle origini. No, ma casa, ma casa è va Messina, voglio! Prima e tu. Io a tempo comandi. Ma agli ordini. Mi devo mettere sugli attenti, no? Come? A chi? Ma siamo a Messina, quindi ti pregherei di parlare semplicemente in siciliano. Esatto. Perché non siamo napoletani. Ah! No. Sì, altrimenti non mettiamo. Senti che facciamo una cosa elementare. Vabbè, senti, io mi rimetto sempre al, come il buon Marziale 2000 anni fa diceva, che il pubblico è arbitro, è sovrano, quindi di conseguenza io mi rimetto al pubblico. Voi come volete sentire parlare? Napoletano, voglio napoletano! Prima napoletano e poi siciliano. Dato che io sono vissuto nell'epoca, no, ma nell'epoca del ventennio, nessuno meglio di me interpreta la democrazia. Questo l'ho sentita e l'ho ripetuta, naturalmente non vi dirò il peccatore, vi ho detto soltanto il peccato. Questa sera mi hanno dato incarico di rievocare un signore napoletano che si chiamava Salvatore Di Giacomo. Purtroppo io diciamo che sono un po' un cultore di questa materia, vi dirò un poco che cosa è successo. Il signor Di Giacomo era figlio di una famiglia quasi nobile, una famiglia importante napoletana, e lui aveva vissuto sempre nella bambaccia, tant'è vero che poi il padre lo avviò verso lo studio della medicina. Quindi questo signorino, ancora giovanissimo, stava al terzo anno di medicina. Voi, per una persona nata nel 1860, è chiaro che era un traguardo molto più importante di quello che potrebbe essere oggi. E allora questo signore un giorno si avviava in una zona di Napoli dove c'era l'università, esattamente la sala di anatomia, che si chiamava Capo Napoli, è un posto molto antico del napoletano, e si avviava e dice che piovicicava, lui scrive piovicicava, e insomma era un po' maltempo, e lui si avviava molto stancamente verso questa sala di anatomia per assistere alla lezione di un professore che gli stava pure sulle scatole, non lo poteva vedere. Quando a un bel momento arrivò finalmente in questa sala, e dato che pioveva e tutta l'acqua aveva invaso un poco tutto, tutti i gradini che portavano a questa sala di anatomia erano scivolosi, per cui a un bel momento lui era lì ormai deciso a continuare quello che diceva il padre, e non lo voleva fare tanto volentieri. A un bel momento che cosa succede? Succede che arriva Ferdinando. Chi era Ferdinando? Ferdinando era Ferdinando Setaccio. Chi era Ferdinando Setaccio? Era il bidello, se vogliamo usare questo termine, l'assistente, l'accudiente, che portava sulla testa e sulle spalle una grande sporta, una grande cesta, un cesto enorme che era pieno di
resti umani, meno male che non abbiamo ancora incominciato a mangiare, e a un bel momento il poverino scivolò dalla testa di questa scala, spandendo tutte queste cose che lui descrive in un modo fantastico. Ecco, quello fu l'ultimo giorno di università di Salvatore Di Giacomo, il quale se ne uscì nauseato perché aveva assistito a quest'ultimo spettacolo e la voce aveva fatto traboccare il vaso. Dove andò? Andò al Corriere del Mattino. Che cos'era il Corriere del Mattino? Era il giornale napoletano che adesso si chiama Mattino a tutti gli effetti. Va bene, ecco, si presentò, e si presentò una persona che non aveva il classicismo del Carducci, non aveva il decadentismo del Pascoli, non aveva il barocchismo del D'Annunzio. D'Annunzio era un frequentatore insieme con tanti altri grandi abruzzesi di Napoli, e era Salvatore Di Giacomo. Lui sapeva scrivere e lo incaricarono di scrivere delle novelle di tipo tedesco. Che cosa sono queste novelle di tipo tedesco? Sono quelle novelle di appendice che erano organizzate proprio per vendere le copie del giornale più, ma lui ne scrisse tante, 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 fino a che si nauseò di questo fatto. Però che cosa gli valse? Gli valse l'assunzione presso il giornale insieme con Roberto Bracco, chi ha sentito questi nomi, e di un certo Mezzanotte, il quale si chiamava Pasquale Passaguai. Perché Passaguai? Perché a Torre Annunziata riuscirono a portargli via 100 lire di quell'epoca in una strada oscura della via nazionale che da Napoli andava a Torre Annunziata. Che cosa ha fatto questo signore nella sua vita? Ha fatto tutto. Ha scritto parecchi libri di poesie, ha scritto parecchi drammi. Chi è che non si ricorda Assunta Spina, ultimamente dato anche in televisione? Bene, chi non ricorda Assunta Spina interpretato da Anna Magnani? Qui ha scritto tante poesie, però si è specializzato alla fine nel vernacolo. Nel vernacolo, Salvatore Di Giacomo era napoletano, figlio di famiglia per bene, non conosceva niente del suburbio di Napoli, delle classi che tanto ha decantato, che sembrava uno di loro, sembrava una persona che avesse vissuto sempre nella povertà, nella gleba. Invece lui non sapeva niente, si è inventato tutte queste cose, tutte quelle cose che ha scritte della gente del popolo minuto. Lui non aveva mai, non aveva idea di questo fatto. Questa è la grandiosità di questa persona, è passata alla storia così. Il regime fascista non gli ha fatto molto, diciamo, non ha voluto nominare senatore a vita, e si è dovuto accontentare dell'Accademico d'Italia e via dicendo. Noi questa sera lo ricorderemo per due brani. Il primo brano si chiama I Cicata di Caravaggio. Niente, Caravaggio è una zona, è un quartiere di Napoli, niente a che vedere però con il Caravaggio. Sono due ciechi, uno che è cieco dalla nascita e uno che invece è diventato cieco, che parlano fra di loro. Dimmi una cosa, ti ricordi tu
e qualche faccia che per il mondo hai vista, se è possibile, statemi pure zitto un momento, grazie. Allora, dimmi una cosa, ti ricordi tu di qualche faccia che per il mondo hai vista? Mo capo sempre, non ci vedi più. Fa una domanda, ti ricordi? Sì, io mi ricordo. E tu? No, frate mio, io sono nato cercato. Ma così in cielo con me, per mi mortificavo, letto Dio. Lascia sta Dio. Quando io l'ho pregata, frate, tu non puoi manco immaginare, e Dio mi ha fatto diventare cercato. E ho vede che fa luce per la via un sole. E come usura? Usura è d'oro. Come cavilla e Serafina mia. Serafina, e chi è? Un bene mamma. Non te viene a trovare. Sì, qualche volta. E come bella saia, sì, bella saia. Quella che era cedata, a cannascetta, sospirai pure di là. E a faccia mia semmana nascondetta. Dice tu prima roba un momento, non te l'agna. Che mamma mi aggannava, io saccia la voce solamente. E se stette la sicura, e attorno all'ora adorava un giardino. E in cielo o solo luceva, o solo bella, o solo l'ora. L'animo di questa persona, l'animo di questa persona riesce a individuare un dialogo fra due ciechi, uno che era diventato cieco e uno che è diventato cieco dalla nascita. Non è una cosa, secondo me, di tutti i giorni. Ecco, e un altro brano e poi naturalmente passiamo. Vai alla scena madre, eh? A livello di Totò. A livello di Totò. L'abbiamo recitata ampiamente. Comunque, per consentite questa piccola... vedete, nella poesia ci sta un professionismo e un dilettantismo. Quando paragoniamo l'opera di Salvatore di Giacomo con l'opera del buon Totò, io lo chiamo buon Totò, per l'amor di Dio, stiamo paragonando due cose imparagonabili, non c'è nessun piano, non c'è nessuna possibilità, non c'è niente. Lei non diceva questo, stava dicendo che deve fare il preludio. Come? Io dicevo, sì. Fare la scena madre. C'è la madre. Non è stata. Che era il forte notte, che viene ospitata in tutte le antologie scolastiche che si rispettano. Nubia nel forte notte sono lontanamente e la musica si sente per l'aria sospirare. Questa è la parte dinamica della poesia. E luna dormo vic, ngoppa sta nonna nonna in un motivo antichi tanto tempo fa. La realtà. Non mi interrompe. È la realtà del fatto. Dio quanta stella in cielo, che luna e caria dolce. Quanta una bella voce vorrei sentir cantare. Ma solitaria e lenta, moro o motivo antichi. E se faccio un cubo vita dentro all'oscurità. L'anima mia soltanto rumana sta finestra, aspetta ancora e resta cantando s'appanzare.